Risalve a tutti, chiedo scusa per questo secondo video, avrei voluto sintetizzare tutto nel primo, soltanto che mi sono accorta quando sono andata a riguardare quello che avevo già registrato che il programma non mi aveva catturato le immagini del file PDF degli inviti ai genitori, questo perché avevo le impostazioni sulla registrazione su internet, su Firefox. Quindi non mi apriva, non mi faceva vedere le pagine del desktop. Allora, questo è il file, praticamente mi è arrivato in download, l'ho scaricato in download sul computer riguardo agli inviti per far entrare i genitori nella pagina, nel registro della scuola, cioè nel registro della classe, non della scuola, chiedo scusa. Allora, ci stanno pure tanto di istruzione per la maestra Angela, stampa questo pacchetto di inviti, invia questi inviti a casa, inviateli per email o con l'account di un SMS. Io li ho stampati stamattina, ne ho stampati 21 perché ogni pagina riguardava un bambino con il suo nome e quindi con il codice da dare al genitore. Infatti, in questo caso qui io ne ho soltanto 7. La pagina, cioè dell'invito, si presenta così. Questo è l'invito per i genitori di Alessandro. Connettiti con la maestra Angela nella sua classe. Si dice: quest'anno sto utilizzando Classdojo per mantenere i genitori aggiornati. Condividerò foto dalla classe, aggiornamenti importanti, momenti meravigliosi, come quando gli studenti lavorano sodo e si aiutano a vicenda. Si prega di compilare entro lunedì, è gratuito e richiede almeno di 1 minuto, quindi penso che questo sia riguardo all'accesso. Ed ecco qui praticamente il codice per i genitori, sia che si è nuovi su Classdojo, sia se si è già registrati, il codice è uguale, basta digitare, inserire questo codice per accedere direttamente alla classe di geografia. C'è anche il link eventualmente se si accede dal sito. Sotto invece, vabbè, non è andata avanti, era Alessandro, ecco qua, sotto, vabbè, Alessandro, praticamente sotto al codice dei genitori, di accesso per i genitori, c'è anche quello che riguarda l'alunno, in questo caso è Alessandro. Che appunto o scarica l'app sul telefonino, l'app di Doyo, oppure si connette attraverso il computer e accede direttamente alla classe con questo codice qui. Accedendo dentro la classe, voi avete visto, si può interagire, comunicare con l'insegnante, comunicare con gli altri, comunicare con i genitori, quindi avere una messaggistica sia privata che quel mini blog dove appunto chiunque vuole può inserire commenti, può aggiungere file, può aggiungere foto, tutto comunque nella riservatezza della classe, perché comunque sarà sempre uno scambio tra il docente, cioè l'unico docente, quello che ha creato appunto la classe, i genitori degli alunni della classe e i bambini stessi. Io vi invito a provarlo, penso che mi faciliterà moltissimo nel mio lavoro e nella comunicazione, come ho detto, renderà superflui tanti gruppi di WhatsApp che a volte creano e generano fraintendimenti e gli alunni non avranno più scuse per dire ho dimenticato i compiti a casa, sono stata assente, nessuno mi ha mandato la copia, perché noi possiamo anche fare tranquillamente una fotocopia, scannerizzare un documento, inserirlo nel nostro mini blog e l'alunno può scaricarlo tranquillamente o copiarlo sul quaderno ed eseguire i compiti a casa. Quindi niente più scuse per assenze, per vacanze, sulla neve, per malattie o perché si è dovuti andare da qualche parte con la mamma. Ormai la tecnologia ci consente di avere sempre tutto a portata di mano.
Io realmente sono entusiasta di questo modo di lavorare perché realmente rende tutto molto più semplice e senza più equivoci anche in quello che si dice, perché comunque scriptamanent, verba volant. Arrivederci a tutto e al prossimo tutorial se troverò qualche altra cosa di interessante da farvi vedere. Baci!